Allora, con il presidente di ITRI, della nostra fondazione del teatro Città di Vicenza, presidente, insomma, una bellissima iniziativa innovativa, tra l'altro con un signore che si occupa di economia della cultura, lui stesso dice, qualcuno mi dice, ma non sanno bene cosa sto facendo, no? Però in realtà queste strade sono importanti per l'innovazione. Per uscire un momento dagli schemi, far venire delle nuove idee, delle nuove contaminazioni, far vedere che certe cose sono possibili e passano a essere molto positive, propositive e interessanti per rendere le aziende, io dico alla fine, competitive sul territorio a livello internazionale. Per cui cambiando un po' quelle che sono le cose normali che si fanno sempre, eccetera, che diventano anche un po' obsolete, un po' vecchie, eccetera. Qua è dare un colpo di vita. Proprio tramite, ovviamente, adesso sto dicendo un colpo di vita, ma con degli interventi, con degli studi, con delle cose molto serie, ma che si complementano una con l'altra per rendere guardate, un presidente, un direttore generale dei musei, del ministero, che il suo hobby è la musica elettronica e vedere che questo l'ha aiutato a fare carriera, a proseguire, eccetera, è un esempio meraviglioso anche per i ragazzi, per i giovani, vedere di fare qualcosa che se anche non è nello schema, chiamiamolo tradizionale, vecchio, ecco, dà lo sprint per partire. Insomma, sì, spieghiamo questa cosa del lato B, stiamo parlando del lato nascosto di ognuno di noi, in particolare di questi uomini di industria, i dirigenti dei ministeri, eccetera. Come lei, ad esempio, lei è appassionato di musica sinfonica, da quel che so, no? Musica sinfonica, ma musica in generale, ma anch'io ho il mio lato B, che però non posso dirle tutto, ma proprio a me piace andare in giro per i monti, con la neve, col freddo, stare in baita, cioè cose che diventano complementari. Uno riesce poi a raggiungere certi successi, non sto parlando tanto di me personalmente, ma proprio in generale successi perché ha qualcosa che gli dà lo stimolo per andare avanti e l'entusiasmo per andare avanti. E questo è detto da lei che è stato dirigente di importanti aziende, insomma, avere degli uomini in azienda che hanno anche delle altre passioni serve. È fondamentale, non serve perché se no abbiamo l'encefalogramma piatto, l'encefalogramma piatto non dà il successo all'azienda né alla persona. E quindi evviva questi attraversamenti, eh? Questo è il primo anno, è un ancora, chiamiamolo come l'ha detto anche il professore, un po' un progetto pilota che però vogliamo portare avanti perché riteniamo sia interessante e molto importante per le nostre aziende.